Fabbria dotata della pista d'atterraggio delle risocorse notturne. Finalmente è stata un'impresa, perché il tutto è cominciato nel novembre del 2017 e si è potuto realizzare solamente oggi in questa magnifica serata in uno splendido parco. Quali operazioni sono state fatte per rendere il campo adatto all'atterraggio delle risocorse? Gli adeguamenti sono stati sia dal punto di vista dell'illuminazione, sia per quanto riguarda i comandi, sia per la segnaletica un po' sparsa in tutto il paese, che aiutasse comunque all'identificazione dell'area che oggi abbiamo inaugurato. La spesa complessiva è di circa 6.000 euro. 6.000 euro per un comune come il nostro è una spesa comunque già di una certa entità, ma per la salute dei cittadini non si bada a spese. Come verrà utilizzato? Nel senso, il 118 comunque potrà accendersi le luci a distanza o ci sarà qualcuno che se ne occupa? Inizialmente ci sarà una prima fase in cui c'è una centralina posta in una zona particolare di cui è stata data comunicazione ai responsabili del 118, quindi in manuale. Abbiamo già comunque abilitato l'impianto alla possibilità in domotica di attivare l'impianto illuminante con una semplice telefonata. È la prima volta che inauguriamo qualcosa che ci auguriamo tutti di utilizzare il meno possibile, ma per la sicurezza di tutti è giusto che ci sia, e quindi anche su questo, così come su altri lavori fatti in questi mesi, in questi anni, non abbiamo voluto assolutamente essere da meno agli altri comuni limitrofi, anche perché in un contesto in cui una pista di atterraggio notturna, la più vicina a Rivarolo, in una zona defilata, dove comunque raggiungere la piattaforma di Rivarolo occorrono una decina di minuti, noi in questo caso con 10 minuti in meno potremmo salvare delle vite.